Stefano ha mandato, ha detto che non c'erano problemi. Sì, però poi faccio da solo. Come, scusi? Che c'è molto traffico. Sì, come tutte le mattine. Sì, ma stamattina è una cosa proprio... Guardi. ...con una sincronia quasi perfetta. Ancora nessuna dichiarazione da parte delle forze dell'ordine circa la natura di questi incidenti che hanno interessato soprattutto così le zone di Tor Vergata, Cinecittà e Cavalcante. La radio, ma spenga per favore. Sono vicine le segnalazioni relative a persone scomparse. Ecco, lui proprio non la può capire. Ma adesso si può conoscere meglio. Stai tranquillo. Vedrai che una volta chiuso tornerà a leccarci il culo come sempre. Tanti soldi e le vittorie piacciono a tutti. Appunto. Tu preoccupati di Santi, sì. Adesso ci penso io. Ciao. Ciao. Quindi ti occupi di economia? Sì, infatti. Non mi dispiace per te. That's encouraging. Verona, buongiorno. Il suo caffè. Grazie. Ha detto Sara di portarmelo? No, ci ho pensato io. Pensavo potesse farle piacere. Però Sara mi ha detto di ricordarle il suo appuntamento di domani con l'avvocato Marchini. La partita golf. E tu sei? Silvia. Sì. E da quanto tempo è che lavori qui da noi? Beh, io sono stagista da 2 mesi. Fa una cosa. Chiama Sara. Dile di prenderti un appuntamento come oggi pomeriggio. Vogliamo di farti entrare nel mio entourage. Mi piace la gente che prende iniziativa come te. Sarebbe fantastico. Io però lo prendo a mano. Per la prossima volta. Aspetta. Buongiorno. Oggi. Te l'ho detto, Claudio, è finita, dai. Sì, sì, come non è finita? Mi sto per sposare. E quindi? Io sto già un pezzo avanti, sono 5 anni che sono sposato. Oppure non rinuncio a queste cose. Bravo. Ma che fai? Ma smettila, non mi va. Non ti va? No, non mi va. Ma sicura? Sì. Ma so, io oggi ho un po' di nostalgia. Nostalgia di noi. I vecchi tempi. Se mi dei vecchi tempi non me ne frega un cazzo. Anzi, se ci penso, mi viene da vomitare. Da vomitare, non ci credo. Cos'è, non ricordo. Ricordo che ti piaceva un sacco. Girl, one knee to the crotch. Dimmi che ti piaceva. And press that button. Ok, mi piaceva. Sei contento? Sì. Sai quella è la cosa che mi piaceva di più? Dimmela. Che tra di noi poteva funzionare. Però poi ho scoperto che sei un cuoco di merda, eh? E io stronza che mi stavo per innamorare di un coglione che si porta a letto tutte quelle che gli leccano il culo. Ma poi mi sono svegliata e ho capito che merito di meglio, Claudio, molto di meglio. È vero? Come? Period. Girl said, not today. Madonna, ragazzo. Sì. Ciao, amore. Tutto bene? Sei arrivato? Sì, sono quasi arrivato, sono all'ascensore. Perché? Ma che casino, che è successo? Oh shit. No, niente, si è bloccato l'ascensore. È successo pure qualche mese fa. Ma tu stai bene? Sì, amore, sto bene. Si è solo fermato l'ascensore. Senti, ti ripeto, fa un po'. No, amore, quando torni potresti prendere il latte perché non riesco a
Il latte, però. Ma non che non riesco a prendere il latte, c'è una giornata infernale davanti, lo sai, dai, no. Vabbè, ti chiamo più tardi. Ti chiamo più tardi, io adesso provo a uscire da questa situazione, va bene? Va bene, ciao. Ciao, ciao, ciao. Che è successo? Sì, salve, sono Claudio Verona, sono bloccato. Per capire dove sono bene. Un secondo, per favore. And the waiting game begins. No, guardi, sono sceso al bar, mi sono preso un caffè e sono risalito. Certo, stiamo controllando, sembra che ci sia stato un piccolo problemino alla centrale elettronica di un tetto. Ho capito, c'è stato un problemino 2 mesi fa, un problema oggi, ma avevate assicurato che non sarebbe più successo. Senta, ma ascolti, mi faccia uscire da qui che c'è un appuntamento importante in ufficio, grazie. Sì, tranquillo, mando le ragazze a controllare tu. Perché credo che faremo ripartire l'ascensore. Oh! Oh, mi sentite? Sono Claudio Verona! Sono rimasto chiuso nell'ascensore! Don't take us. Oh! Mi senti? Sto qua dentro! Sto dentro l'ascensore! Oh! Mi senti? Sto chiuso dentro l'ascensore! Sono Claudio Verona! Cerca di aprire le porte! Tutto bene un cazzo, c'è uno stronzo qua fuori che fa finta di non sentirmi, ma tanto quando ti becco e ti faccio cacare sangue! Chill out, calm down. Che devi fare, Sara? Che devi fare? Non lo so quello che devi fare. Basta che lo inchiodi lì, non si deve muovere da lì, va bene? Such a fun job. Sì, pronto, salve, sono Claudio Verona, quello chiuso dentro l'ascensore. Mi sa dire qualcosa, per favore? Ah, sì, salve, stiamo controllando adesso, niente di troppo grave, ma... Ma? Forse il generatore che non risponde, magari dovremmo resettarlo e farlo ripartire. Purtroppo ancora non siamo sicuri. Senta, senta, forse è il generatore. Io non voglio insegnare il mestiere a lei, non me lo faccia fare, per favore. Però una cosa, siete venuti qua 2 mesi fa. La stessa cosa, l'avete risolto, cercate di fare quello che avete fatto l'altra volta, no? Mi pare semplice, grazie. Ma if you wish to up, you will be stuck in there for the rest of the workday, so... Because these people could make or break your business, so just calm down, sir. Beh, l'investimento fare, senta. Io l'unica cosa che voglio sentirmi dire è che mi fate uscire da qua adesso! Pronto. Ma parla con me o parla col suo collega? Pronto. Mi prende per culo questo. No, me lo devi dire lei che succede. Perché se questo è uno scherzo, io non lo sto divertendo per niente. Ma che sto dicendo, scusi? Che sto dicendo? Io ho chiamato i suoi... Ma non è hot, Albert? Thank you.
why I know what he's on that for? Ehi. Amore, sei? Sì, sono qui. Per cosa sta bussando a porta la morta? In che senso bussa? Non so che sarebbe. Non ho visto chi è. No, ho paura. Io ho chiesto chi era per rispondere. Lorena, stai calma. Calmati. Allora, fai una cosa. Vai al telefono e chiama la polizia. Io ti aspetto qui. Beh, allora adesso arriveranno, stai tranquillo. Ho cellulare chiamati e telefoni isolati. Allora fa una cosa, chiamali col tuo cellulare. È uguale, hanno la linea bloccata. Oddio, non so che devo fare ancora. Allora, facciamo così. Vai su camera, ti chiudi a chiave. E io nel frattempo chiamo Stefano e lo faccio venire lì, così stai più tranquilla, va bene? Dai, sali su. Bravo. Sei chiuso a chiave? Amore. Ma non puoi andare a casa? No, perché sono chiuso ancora dentro sto cazzo d'ascensore. Ancora? Sì, sto ancora qui, sì. Remember, still in the elevator? Non posso venire a casa. Dai, Lorena, non fare così. Dai, non fare così, non è niente. Stai tranquilla. Dai, adesso chiamo Stefano, lo faccio vedere lì e te li chiamo. Va bene? Stai un po' più tranquillo? Dai. Richiamami. Ti richiamo subito. What if there's some whoever's banging on the door coming in the and coming in my house? Fabio. Attacco terroristico, ma no! No, devi stare tranquillo. Adesso arriva Stefano. I'm stuck in the elevator. I don't want to hear. None of that. Dai, amore mio, dimmi che sei un po' più tranquillo se arriva Stefano. Dai. Ok. Vabbè, ciao. Sì, ti richiamo io fra un pochino, dai, ciao. What's today's natural day, bro? Che cazzo succede? What the fuck was that? You couldn't see who was dragging it? What the fuck was that? Might want to close that elevator door. I don't like that. Well, now you know what wife was talking about. Uh-oh. Tutti impazziti. Hanno portato via una ragazza. Hanno portato via davanti a una strada. Open your ears, ma'am. Mm-mm, don't panic. You didn't see what I just saw. Stefano. C'è paura.
Stefano. Oh, dang. I was going to say, backup is not coming. They did. The boys are dead, sir. Isn't everybody used to in the elevator? Sono impazziti tutti, mi faccio uscire da qua. Ma che stai dicendo? Scusi, ma io non faccio con l'assetto. Ho detto le volte di questo cazzo l'ascensore, va bene? Mi ho forzato e non ho visto adesso che cazzo gliene frega, prego, l'ho fatto! Adesso la prego, per favore, la prego, davvero mi faccio uscire da qua, per favore. No, credo somebody else. Per favore. Scappi! Call your wife. I know you've been cheating on her, but you still care about her. Make sure she's all right. And make sure she knows what's going on. Lorena? Yes, Lorena. Sarah, too. He deserves a smoke. Stai calma, ti prometto che ti porto fuori da qua, va bene? Ok. Vabbè, get her out of here when you're stuck in the elevator. Sir, please. Ti cerco di avere questo. Ok, io ti guardo le spalle, non ti preoccupare che ti guardo le spalle. Altre, eh? Uno, due, tre. Dai.
Credo che Marchini abbia altri pensieri adesso. Gli ha appena contumato il cranio. Che cazzo? Sei stato fantastico. Oh! Ah ah! Sì. You dumbass. Just a bad man. You killed that motherfucker and now you were not paying attention. Y'all know the building gonna be full of pay attention. Said they were sensitive to noise, so why the fuck y'all chit-chatting on the phone with these things close by? Like, make sense.
mouth now. Sono bloccate. Aiutami ad aprirle. Ti ho già detto che sono bloccate. E dammi una mano, dai, dentro. Ah, he's in. Oh, it's the end. I'm giving up mode. It's whatever. Apri ste porte, dai! Non me ne fare piano. Se loro ti sentono, arrivo. Not me. We need to get out of here now. Now it's done. Ma che cazzo fai io? Ti hanno ferito? No. Non mi dire cazzate, sei stato ferito o no? No, ti giuro, no. Questo qua non è sangue mio. C'è stato un casino, lo vedi? Sì, lo vedo. Ecco. Per fortuna siete arrivati voi. Dove stanno gli altri? Non ci sono gli altri, sono da solo. Ho perso i contatti con la centrale. What kind of cop are you? Attento! Cop, he is not vigilant. Thank you.
che l'ho detto adesso sono bloccate. Bisogna far tornare l'elettricità. Ok? C'è un generatore, qualcosa qui. Sì, in realtà ce n'è uno all'ultimo piano sul tetto. All'ultimo piano? Sì. Ok. Solo che... Cosa? Lo dico, non so se è la soluzione. Prima parlavo con gli elettricisti. Qua è successo un casino, no, non lo so. Vabbè, magari avremo più fortuna di loro, no? Facendo ripartire il generatore si resetta tutto qui. Ok? E poi magari riusciamo a uscire da questo passo. You can go all the way to the last floor and get out of the bedroom. Sì, non lo so, ci provo. Non ci devi provare, ci devi di uscire. Lavori qua, no? Sì, sì, lavoro. E allora lo sai come farmi arrivare su. Ok? Prendi questo. Ci riesco. Prendi questa. Yes, sir! Dai, cazzo, dai, prendila. I know you like your pipe, but... Tra il calcio e la gamba, that is much faster. La vedi? Questa qui? Sì, bravo. Muovila verso l'alto. Not the calm energy I was hoping for. Così non risolverai un cazzo, calmati. Va bene, scusa, ma c'ero sto calmo, sto calmo. Marcello, dimmi. Hai detto che stai al nono piano, giusto? Al nono, sì. Allora, al nono piano dovrebbero esserci delle impalcature esterne, stavano facendo dei lavori. Sei sicuro? Sì. Va bene, mi dirigo lì. Bene. Ok, come ci sono? Tanti, c'è una volta blu sulla sinistra e a fianco c'è un distributore dell'acqua. Perfetto, perfetto, dovresti stare davanti all'ufficio dei Mazzoli. Controlla se c'è una targa col nome. Un secondo. Sì, Mazzoli è il suo. Sì, sì, bingo. Lo sai che vuol dire questo? Vuol dire che in parte loro ci stanno sicuro. Perché Mazzoli l'altra settimana mi ha detto che aveva litigato con gli operai perché non riusciva a stare concentrato dentro il suo ufficio perché faceva un rumore. Dai, Marcello, dai. Ok, allora vado. Aspetta. C'è qualcosa che blocca le porte dell'ascensore. Cosa? Aspetta un attimo. I'm not crying, you're crying. Thank you.
Please don't, please don't, please don't. Absolutely not. Quello che hai sentito. L'edificio è pieno. Come si chiama la moglie? Chiara. Waiting. How do you know how long this thing takes to turn? Go. Man, my grandma. Siamo sposati da 2 anni. Ah, ready to go. No, cocked and ready to go. Adesso è. No, no, no. Per fortuna non l'abbiamo portata in uno dei rifugi. Che rifugi? Sono delle strutture un po' particolari, possiamo portarci i nostri familiari. Una sorta di bunker. Ecco. Ah. Tu invece? Sei sposato? Sì. Come si chiama? Lorena. L'ultima volta l'ho sentita qualche ora fa. Al telefono. Real pale for a good minute now. You spit up in my face. This is taking forever. Why you can't do it yourself? Mi hanno morso. Hai capito? Io non voglio diventare conquilino. Io sento che sto cambiando. Sto diventando come il nuovo apprendista pistola.
Se non lo vedo, lo faccio io, Cla. Lo faccio io, Cla. Ma cazzo fai? Lascia! If you don't want to do it, let him do it then. Not y'all fighting. Who's getting to kill this man? That makes no sense. This man. Man ain't dead yet. They dragging this little death scene. Holy shit. Motherfucking elevator.
aspetti, dove sei? It's about damn time! Sí.
boss. Oh, thank goodness. Sono qui! Aiuto! Sono qui! Aiuto! Sono qui! Oh! Sono qui! Hell. Shooting right now on Prime Video. If you're looking for a good zombie movie, it was a good movie. I feel like the Marcello's death scene was a little bit drawn on. They could have cut that short. He should have just gotten like two bullets in the face. But it was more like anxiety driven, him being stuck in the elevator. I mean, I'm going to give it like probably a 6 out of 10. My favorite zombie movie is probably still going to be Train to Busan. I mean, them Koreans know how to do a horror movie. So, see you in the next vlog. Don't forget to like, subscribe, and, you know, keep watching your girl for more horror movies.